parlare. Intende fare dichiarazioni spontanee? Sì, brevissima soltanto. Va bene, prego. Per colmare qualche lacuna che era appunto nell'accertamento che da parte della difesa e dell'accusa si è tentato di fare ascoltando i due testimoni, più specificatamente per illustrare alla Corte quali sono state le vere ragioni che nel 1981 hanno portato me, allora iscritto, dirigente del Movimento Sociale Italiano, a lasciare quel partito politico e per dire brevemente anche quali sono stati i movimenti politici, i passaggi politici che poi mi hanno portato nel 1983 ad aderire alla socialdemocrazia. Soprattutto per esaudire un vuoto, anche per colmare un vuoto che mi pare di registrare dalle domande che l'accusa muoveva ai due testi che oggi sono stati discussi. Io nel 1980, assieme ad un nutrito gruppo di dirigenti del Movimento Sociale Italiano di questa città, a seguito di un congresso provinciale, di congressi nazionali che in quel periodo vi erano stati, avevamo una posizione conflittuale con alcuni quadri dirigenti del nostro partito, sia di livello provinciale che di livello nazionale. Io devo dire che in quel periodo, il Movimento Sociale Italiano costava di due correnti, di due componenti di pensiero che erano, una faceva capo all'onorevole, in quel periodo, Giorgio Almirante, l'altra all'onorevole Rauti. Il sottoscritto, assieme ad un dottore Colella, al dottor Ielacqua, al dottore Rogolino e una serie di altri consiglieri di circoscrizioni e comunque di quadri dirigenti del Movimento Sociale Italiano, aderivavamo allo schieramento dell'onorevole Pino Rauti ed eravamo attivamente impegnati anche in un'azione di tipo culturale che sfociò in una serie di iniziative che abbiamo assunto nella città, compresa addirittura l'apertura di alcune librerie specializzate nella diffusione della controinformazione di destra. Eravamo attivamente impegnati, si celebrò in quel periodo un congresso nazionale all'insegna di uno slogan dell'alternativa al sistema. Noi eravamo tra quelli che più degli altri credevano fortemente che era necessario un atteggiamento ed un comportamento conseguenziale agli slogan politici che in quel periodo costituivano la posizione della destra interpretata dal Movimento Sociale Italiano, per cui pretendavamo che i comportamenti della classe dirigente del Movimento Sociale Italiano fossero conseguenti alle tesi prospettate in fase congressuale, per cui ritenevamo che non potesse trovare all'interno di quel partito ospitalità una classe dirigente che pensava soltanto a coltivare un proprio orticello e che non era per niente impegnata invece a sostenere a tutto campo la battaglia ideale che veniva consumata in quel partito. Ci furono mille altre, inutile qui ricordarle alla Corte, che anche se sono fatti ormai lontani, sono già passati 20 anni, ma non è questo che interessa alla Corte. Io volevo soltanto sottolineare che lo scontro politico all'interno del Movimento Sociale Italiano non fu soltanto uno scontro politico personale, ma fu uno scontro politico di gruppo e non solo di livello comunale o provinciale, ma di livello nazionale. E noi fuoriuscimmo a seguito di una grossa polemica. Siamo fuoriusciti nel 1981 a seguito di quel congresso provinciale del Movimento Sociale. Io ricordo anche che in quel periodo io ero reduce anche da una triste esperienza che mi aveva visto, ahimè, forse io ho buona ragione a sostenere che le vicende della mia vita sono state segnate da quell'episodio del 1980 che mi vide allora imputato per il reato di favoreggiamento per la fuga di Franco Freda da Catanzaro. Ed io ero proprio nel 1980, subì allora una carcerazione preventiva di 100 giorni, fui arrestato allora il 7 di gennaio del 1980, fui scarcerato il 17 di aprile di quello stesso anno, nel 1980. Probabilmente quell'episodio segnò anche in me e in quanti, a seguito di quella vicenda
che fu non soltanto una vicenda giudiziaria, ma fu anche un'occasione diciamo di scontro politico interno per i diversi comportamenti, anche le diverse solidarietà o i diversi atteggiamenti che a seguito di questa vicenda all'interno del partito si registrarono, che segnarono in qualche modo lo scontro tra due modi di intendere anche la militanza all'interno di un partito che a quell'epoca conduceva battaglie fortemente dense di tensioni ideali, per queste anche ragioni occasionali. Probabilmente nel 1981, a seguito di polemiche interne, di scontri con comunicati stampa, ordini del giorno che possono essere reperiti attraverso una rassegna stampa che abbiamo anche prodotto e che è presente agli atti, noi uscimmo per queste ragioni dal Movimento Sociale Italiano. Non ci sono altre ragioni recondite. E noi siamo usciti allora, una classe dirigente fatta di giovani professionisti dal Movimento Sociale. Io a quell'epoca ero anche componente della direzione nazionale di quel partito, non ero un semplice iscritto o un semplice dirigente provinciale, ero consigliere comunale pure di quel partito. Siamo usciti in segno di protesta, ci siamo dimessi. È vero, e ha parlato giustamente il vicequestore poco fa di espulsione, è vero che poi a seguito di questo nostro gesto e di queste nostre dimissioni seguì un atto formale dell'allora segretario provinciale Renato Meduri di espulsione, ma era nella prassi di quel partito, del Movimento Sociale Italiano, assumere un atto formale per segnare formalmente, anche se prima erano giunte da parte degli iscritti le dimissioni, compiere un gesto formale, un segnale forte all'esterno e alla base del partito che c'era stata anche una decisione di un organo provinciale, e questo senso e non altro ha il provvedimento che è stato accennato poco fa di espulsione. Alla base vi era questa profonda lacerazione interna che è stata segnata da queste dimissioni di gruppo. E noi siamo stati per parecchi mesi, per parecchi anni, in una posizione di indipendenza. Io al Consiglio Comunale, il dottore Carlo Colella, che era consigliere provinciale nelle sedi del Consiglio Provinciale, in quello stesso periodo abbiamo dato luogo anche ad un settimanale, ad un periodico, Vento del Sud, che in quel momento abbiamo da vicino seguito noi portando avanti un dibattito cittadino, e pensavamo di rifluire nel privato in quel periodo, di non consumare altre esperienze. Probabilmente il nostro restare in politica successivamente fu determinato soprattutto dal fatto che la classe dirigente del Movimento Sociale, che era residuata in quel momento da Renato Meduri agli altri due consiglieri comunali e qualche altro consigliere provinciale del Movimento Sociale, lanciarono la sfida, come dire, non c'è mai stato nessuno che fuoriuscito dal Movimento Sociale Italiano e riuscito a sopravvivere politicamente, voi farete questa fine. E fu probabilmente questa sfida interna, a distanza, che fu lanciata, che fece nascere in noi il desiderio di raccogliere questa sfida e di dimostrare che la nostra tensione ideale, che il nostro impegno nel sociale, ci portava invece a scommettere che eravamo forti della nostra tensione ideale, capaci di andare avanti e di impegnarsi sul sociale. Restammo per un lungo periodo in una posizione di indipendenza, dopodiché sollecitati dalle diverse forze politiche che erano presenti sul territorio, perché sollecitazioni a quell'epoca, io ricordo che vennero da tutti gli schieramenti politici, dalla Democrazia Cristiana al Partito Repubblicano, ad altre forze governative, ad altri partiti, al Partito Socialista stesso, venivano sollecitazioni perché queste risorse politiche, queste energie umane e politiche potessero confluire in quegli schieramenti. Alla fine fummo sollecitati, allora lo ricordo, questo sarà anche oggetto di un articolato, di una prova che abbiamo richiesto, che è stata ammessa su questo capitolo specifico, allora fummo sollecitati, ricordo, dall'onorevole Mallamaci e dall'ingegnere Chisari, che era segretario provinciale di quel partito, dopo una abbiamo accolto, dopo grosse perplessità, dopo grossi ripensamenti, abbiamo accolto questo invito proprio perché ritenevamo
di dovere, raccogliendo la sfida della classe dirigente del movimento sociale italiano di quel periodo, di poter dimostrare che potevamo andare avanti nella nostra battaglia politica e soprattutto rivolta da quel momento in avanti per un grosso impegno sul sociale. E siamo, per queste ragioni, abbiamo aderito alla socialdemocrazia. Poi nel 1983 ci fu lo scioglimento anticipato del Consiglio Comunale, ci fu nel 1983 addirittura a livello di Consiglio Comunale una esperienza di giunta di sinistra in quell'anno, perché fu eletto per un mese sindaco della città l'avvocato, il compianto avvocato Michele Musolino, espressione di una coalizione della sinistra che si resse in piedi grazie al voto anche mio, che in quella occasione fu determinato per la mia adesione, che era avvenuta da poco, alla socialdemocrazia. E quindi cominciò la lunga stagione di un impegno all'interno dei partiti del cosiddetto arco costituzionale, era una parola allora, una derimente molto di moda in quel periodo. Cominciò questo impegno che poi ci portò diciamo, alle vicende che probabilmente nel seguito di questo processo avremo modo di approfondire e di chiarire anche attraverso i testimoni che abbiamo indicato. Un altro argomento e chiudo: la mia non appartenenza o le mie non diciamo ad avanguardia nazionale. Io credo che diciamo ci sia soltanto da verificare, e lo ribadisco, probabilmente lo faccio già per la seconda volta perché queste sono dichiarazioni che probabilmente ho già reso. Sono stato all'interno delle organizzazioni giovanili del Movimento Sociale Italiano sin dal secondo anno in cui ho frequentato del liceo scientifico. Nel secondo anno di liceo scientifico mi sono iscritto a quelle organizzazioni giovanili. Vi ho militato da semplice iscritto per qualche anno. Ricordo che fu nel 1964 che venni nominato presidente provinciale della Giovane Italia. Da quel giorno in avanti, sino al 1981, sono sempre stato all'interno delle organizzazioni giovanili, prima con ruoli di responsabilità di dirigente e successivamente nel Movimento Sociale Italiano. Non ho mai, nel momento in cui sono stato militante del Movimento Sociale Italiano, avuto rapporti di qualsiasi genere con organizzazioni dell'estrema destra o con i quali, lo ribadisco, vi erano ragioni addirittura di concorrenza e di conflittualità politica, anche perché le adesioni e l'azione di proselitismo che le organizzazioni dell'estrema destra compivano, esercitavano, erano prevalentemente rivolte all'ambiente umano del Movimento Sociale Italiano, talché è dato registrare che molti aderenti del Movimento Sociale Italiano, soprattutto delle organizzazioni giovanili del Movimento Sociale Italiano, che dagli atti della Questura o dalle indagini svolte dalla DIA e sono presenti anche nel rapporto, in taluni periodi vengono registrati come aderenti alla Giovane Italia, in epoca successiva è possibile che gli stessi invece si siano dimessi dalle organizzazioni giovanili del Movimento Sociale Italiano e abbiano aderito alla organizzazione di Avanguardia Nazionale. Preciso questa circostanza perché nel rapporto della DIA, che poi è stato utilizzato anche dall'accusa per sostenere appunto ostinatamente la mia appartenenza o la mia contiguità alle organizzazioni dell'estrema destra, preciso questa circostanza perché viene utilizzato il dato storico inconfutabile secondo cui nel 1968 Aldo Pardo e Pasquale Cristiano, che erano giovani universitari in quegli anni, vennero fermati durante i moti studenteschi all'Università di Roma assieme a Paolo Romeo. Atteso che, si dice in questo rapporto, nel 1969 Aldo Pardo e Pasquale Cristiano vengono schedati come aderenti all'Avanguardia Nazionale,
In ragione di queste due circostanze di fatto, vere ed inconfutabili, si fa discendere, senza guardare tutto il resto, che in ragione di tutto questo Paolo Romeo naturalmente doveva essere un aderente all'Avanguardia Nazionale. Ecco, sono questi i dati che io per il momento ho voluto porre all'attenzione della Corte, perché a margine delle due deposizioni possano meglio chiarirsi questi aspetti della questione. Va bene. A questo punto... Andiamo al 7. Andiamo al 7, sì, 7 mattina, sabato.